Ragazzi, buongiorno imprenditori, buongiorno. Qui Max Maggio, l'esperto numero uno in Italia per quanto riguarda le vendite online su eBay. Oggi vorrei dare un consiglio che si basa su esperienza di oltre 14 anni con imprenditori e mi rivolgo a imprenditori oggi. Il consiglio è dedicato a voi, imprenditori che volete entrare online, che volete incominciare a vendere su eBay, che vedete il vostro concorrente che guarda quanti pacchi sta facendo grazie a eBay, entriamo anche noi. Quali consigli potrei dare? Anzi, qual è il consiglio numero uno che un imprenditore che si sta affacciando su eBay deve ascoltare assolutamente per non fallire? Partiamo subito con questo consiglio. Questo consiglio si basa su esperienza, come ho detto prima, e mi capita spesso di trovare imprenditori, aziende che si vogliono mettere online per la prima volta, specialmente con eBay, perché io tratto solo esclusivamente eBay, come si dice dalle mie parti, a ognuno il proprio mestiere. E cosa succede spesso e volentieri? Che gli imprenditori approcciano il mondo dell'online, visto che hanno chiesto per quanto riguarda farsi un e-commerce, gli hanno sparato una cifra esorbitante, hanno visto che fare Facebook Ad non è facile, ci sono alternative come Amazon e ci sono alternative come eBay. Approcciano il mondo eBay. Quello che sbagliano, quello che fondamentalmente è l'errore più comune, l'errore più grosso che tutti gli imprenditori, intendo, facciamo finta, una ferramenta, un negozio di articoli per cani, per animali, che vogliono andare online. La prima cosa che fanno è guardano cosa. Cosa fanno gli altri? Questo è un errore grave, nel senso, mi spiego, cosa fanno gli altri? Guardano, dicono, vabbè, se lo vende lui, lo posso vendere anche io. Questo è il principio di partenza. E la prima cosa che fanno è guardano il prezzo. Alcune volte dicono, come fanno a vendere quei prezzi? Allora si tirano indietro, ma quando si rendono conto che sono competitivi anche loro, cosa fanno? Partono direttamente col prezzo più basso. E questo è un errore madornale. È un errore che, prima di recuperarlo, ci vuole del tempo. Allora, nel momento in cui io mi trovo in una situazione simile, la prima cosa che faccio, dico questo, ma la tua azienda si può basare solamente su un prodotto e con dei margini così bassi? Un attimino di pausa, poi dicono sì, effettivamente hai ragione. Allora, la strategia migliore per poter eliminare questo problema è il problema che tutti gli imprenditori affrontano, o più che altro tutti gli imprenditori fanno questo errore, è quello di ragionare sull'intero catalogo. Cosa vuol dire questo? Che io non posso basare il mio business solo su un prodotto. Non posso basare il mio business solo su una strategia stupidissima del prezzo più basso. Perché nel momento in cui entro con questa tipologia di strategia, la prima cosa che capita è che il tuo concorrente si rende conto di quello che stai facendo e inizia a abbassare i prezzi. E di conseguenza, se tu non hai un'arma o una strategia di base, cosa fai? Li abbassi pure tu. Fino a quando arriverai a renderti conto che il tuo commercialista ti chiamerà e ti dirà, ma Giuseppe, ma cosa stai facendo? Qui non ci stai guadagnando niente. Tra le commissioni di eBay e tutto quello che c'è dietro, alla fine non ci guadagni niente. Ora, la cosa migliore è fare un'analisi di mercato preliminare che si basa non solo sui prodotti che vende il tuo concorrente, quello che hai preso di mira, ma guardare bene cosa fa l'intera piattaforma, ok? E i volumi che fa su determinati prodotti, decidere quali di questi prodotti devono essere inseriti con una strategia che può essere a breve e a lungo termine. A breve termine cosa intendo? Che tu entri con una strategia dove hai una scadenza di strategia che ti deve portare a un obiettivo. Quale può essere l'obiettivo? Beh, infiniti. Come la prima potrei dirti, ok, entra con una strategia a breve termine perché hai bisogno di abbattere i costi di spedizione. Più spedizioni faccio, più posso chiedere ai corrieri dei costi più bassi e di conseguenza quello ti può consentire di essere più competitivo. Ma quella competitività non la devi mettere sul mercato, te la devi mettere in tasca. Chiaro? Lungo termine, invece, una strategia che può essere utile per quando si devono prendere degli accordi commerciali o quantomeno quando si deve stabilizzare il business. Chiaro? Allora, a breve termine, finisce su. A lungo termine serve per consolidare quello che stai facendo su eBay. E come si fa una strategia a lungo termine? A lungo termine si fa con i margini. Bisogna farla assolutamente con i margini. Non puoi fare una strategia a breve termine senza margini. A breve termine può essere una strategia senza margini, ma che ti consente di raggiungere gli obiettivi a breve termine. A lungo termine si deve stabilizzare l'azienda. Devi essere in grado di tirar fuori dei margini che ti consentono di prendere una persona in più. Esempio.
Anche perché c'è da fare questo ragionamento. Entrare in eBay e dire sì, lo faccio tanto per farlo, poi si vede, è una logica sbagliata. Bisogna ipotizzare in un progetto a lungo termine e consolidamento su eBay che tu un giorno forse hai bisogno di un dipendente, hai bisogno di qualcuno che ti possa fare le spedizioni, perché inserire i prodotti è un conto, ma poi inserire i prodotti, gestire gli ordini, gestire la clientela, gestire le spedizioni inizia a diventare veramente pesante. Questo perché nel momento in cui si fa sul serio, i numeri su eBay si possono ottenere. Vi faccio un esempio. Una ragazza che sto seguendo nella fase avanzata è un'azienda, aveva già dei prodotti 200, 300. Abbiamo inserito soltanto 4 prodotti in più rispetto alla solita logica. Questi prodotti sono stati studiati, c'è stato uno studio preliminare, c'è stato un test sui prodotti per verificare come reagiva sul mercato. Alla fine abbiamo ottenuto dei grandi risultati. Siamo passati in un incremento del 300%. Questo cosa ha comportato però? E io una cosa che vi ho detto già in anticipo. Attenzione, che se questi prodotti partono, la tua struttura aziendale cambia. Perché? Perché ti porta a fare normalmente 300 spedizioni al mese a 1000. Se tu sei al banco e gestisci i clienti, gestisci eBay e devi fare da 300 a 1000 spedizioni, le cose cambiano completamente. Strategia a lungo termine. Perciò è importante, all'inizio quando si entra su eBay bisogna avere una strategia. Non bisogna fare così, buttarsi, tanto è, io sono più grosso rivenditore di, non me ne frega niente. Noi dobbiamo vedere il mercato, quello che fa il mercato. E in base a quello che il mercato ci dice, dobbiamo definire delle strategie a breve termine e a lungo termine. Importanti imprenditori, sappiate che non siete gli unici su eBay. È pieno di vostri competitor e non dovete entrare con il prezzo più basso, perché questa è una strategia che non porta da nessuna parte. Il consolidamento di un business su eBay è fatto da una strategia. La strategia è fatta da analisi dei dati preliminari, analisi dei dati in consolidamento, quando io ormai ci sono dentro, e poi definizione del punto d'arrivo, la strategia. Quando ho raggiunto quella strategia, ho raggiunto quel punto d'arrivo, le cose cambiano, la mentalità dell'imprenditore cambia e iniziano a esserci anche nuove opportunità. Bisogna allenarsi, bisogna essere in grado di ragionare da imprenditori anche su eBay. Questo è un consiglio per me fondamentale, rivolto a tutti gli imprenditori che vogliono fare business su eBay, vogliono creare un asset in più nella propria azienda. Perciò mi raccomando, ragionate sempre in questo modo, a strategie, a breve termine e a lungo termine, e vedrete che le cose vanno come devono andare. Oggi vi saluto, è stato un video molto veloce, ma ci tengo a fare questa cosa perché vedo imprenditori sprovveduti e questo è un peccato, perché si bruciano un'opportunità, anzi se la distruggono da soli questa opportunità, che è quella di poter vendere online su eBay e ottenere dei grandi vantaggi. Io sono Max Maggio, qui sotto trovate il link per la consulenza, in tal caso ritenete che il vostro business può incrementare, ma se siete già bravi, inutile che, ma perché state qua, mi faccio la domanda, ma non lo so, comunque va benissimo. Vi ricordo che a breve si apre la scuola eBay, la prima scuola di formazione in Italia per quanto riguarda il mondo dell'evento online, vi lascio anche il link qui sotto. Un'altra cosa, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Per il resto vi saluto, alle prossime da Max.